Buongiorno e bentrovati a Buongiorno con noi, la rassegna stampa di Noi TV in diretta dagli studi della nostra emittente. Ospite di questa mattina è Valentina Cesaretti, direttore di Confesercenti Lucca. Buongiorno. Buongiorno a lei e grazie di essere nostra ospite. Ovviamente scorreremo insieme a voi come ogni mattina le notizie dei quotidiani, andremo a sbirciare anche sui siti internet. Intanto però parliamo con la nostra ospite, Valentina Cesaretti è conosciuta in particolare per i ruoli pubblici che già ha avuto negli anni scorsi, ricordiamo che è stata assessore in provincia di Lucca, se non sbaglio, per 5 anni col primo mandato Baccelli. Baccelli, Che esatto. deleghe aveva? Io ho seguito in modo particolare il volontariato, lo sport e la cooperazione sociale, quindi gli aspetti, diciamo, sociali, in generale, in particolare il mondo dell'associazionismo. Quindi un settore molto importante in provincia di Lucca. Assolutamente anche molto bello, molto variegato e traggo da quell'esperienza ancora una grande energia, devo dire. Lei è fresca direttrice di Confesercenti Lucca perché ha assunto questo ruolo da circa un mese. Sì, io sono direttore dal 1° ottobre, anche se sono assolutamente persona legatissima a Confesercenti perché dal 2001 ho diretto l'agenzia formativa, mi occupavo di formazione professionale e da poco ho assunto questo incarico, ma diciamo dall'interno, trovandomi già da molti anni a operare lì nel settore della formazione. E ovviamente con la nuova direttrice di Confesercenti Lucca parleremo dei problemi e delle prospettive del commercio in provincia di Lucca. Intanto però iniziamo a leggere qualche notizia dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo dalla Nazione di Lucca, la foto centrale con il titolo Non si passa, partito il cantiere in via Ingrillini, primi disagi e code, soprattutto a passaggi a livello chiusi, ma non c'è stata paralisi, scrive La Nazione. Quindi problemi, appesantimento del traffico nella zona sud-est della città, però non c'è stato il temuto blocco del traffico. E ancora andiamo a vedere le pagine interne della Nazione su questo argomento. Via Ingrillini, primo blackout e la segnaletica è insufficiente. Cantiere per il sottopasso. Code e proteste in via Fontanella, che è la strada alternativa sulla quale viene dirottato il traffico, perlomeno quello leggero, che prima passava da via Ingrillini. Ricordiamo che su via Fontanella e su altre strade di quella zona di San Filippo c'è un divieto di transito per i mezzi pesanti. Abbiamo poi un'altra pagina interna della Nazione. Hanno avuto 4 anni e queste sono le soluzioni. Commercianti delusi dalle alternative alla viabilità. E di questo quindi parliamo anche con Valentina Cesaretti. Il rapporto dei commercianti con la viabilità è sempre abbastanza conflittuale, soprattutto a Lucca, perché ci sono degli obiettivi problemi di viabilità. Intanto lei come ha trovato i provvedimenti alternativi che sono stati adottati dal Comune di Lucca in questa situazione? Ma intanto devo dire che finalmente è partito questo cantiere, ci ricordiamo le peripezie che hanno visto l'avvio dei lavori su questo importante cantiere, già doveva essere concluso questo lavoro e invece ci troviamo ad iniziarlo oggi. È un'opera sicuramente necessaria e è un'opera che sicuramente creerà qualche problema. Io ho qualche dubbio che via Fontanella possa recepire tutto il traffico, soprattutto quello che va verso la zona est di Capannori, sulla via di Tiglio. La trovo una carreggiata molto stretta. Mi auguro che l'amministrazione sappia davvero far osservare il divieto ai transiti pesanti, perché altrimenti questo è un problema non solo per chi opera lì professionalmente, ma anche per chi assolutamente ci vive. L'amministrazione ha rassicurato rispetto a una prima fase di sperimentazione su questa viabilità e vedremo se saranno necessari assolutamente dei correttivi. Diamoci una settimana, 10 giorni di avvio e di studio e credo che l'amministrazione sia assolutamente disponibile a rivedere le problematiche che sicuramente ci saranno e li ho sentiti molto disponibili e credo che agiranno poi di conseguenza.
Parliamo di Confesercenti appunto e dei problemi del commercio in questo periodo. Intanto quanti aderenti avete in provincia di Lucca? Ma noi come associazione abbiamo circa 1 migliaio di aderenti, di tesserati, poi abbiamo ovviamente eroghiamo anche numerosi servizi in vari ambiti, dalla formazione professionale appunto al settore del credito, la contabilità, le paghe e quindi consulenza a 360 gradi sulle imprese, quindi in realtà sono molte di più le imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi che si rivolgono a noi per vari tipi di consulenti e di consulenze e vari tipi di pratiche. Questo è un settore che, ahimè, da diversi anni soffre tantissimo della crisi che si è abbattuta pesantissima sul nostro paese. Io ricordo che la Confesercenti associa piccole e micro imprese e sono assolutamente imprese non tutelate, a nostro parere, dalla legge. Pensiamo a una semplice malattia che colpisce il titolare di un'azienda, di una ditta individuale, che non ha nessunissimo tipo di tutela, è molto meno tutelato di un lavoratore dipendente, a nostro parere. E invece è l'humus di questa nazione, di questo paese, perché sono tantissime le aziende familiari, le aziende di tipo individuale, ma anche le società veramente di piccole dimensioni che tirano avanti un tessuto produttivo molto importante, che sono invece anche molto vessate da una tassazione pesante e che purtroppo negli ultimi anni non hanno nemmeno potuto investire in nuove tecnologie perché anche l'accesso al credito è stato molto complesso e molto difficile. Quindi viviamo ancora un periodo piuttosto complesso, una fase di crisi ancora piuttosto pesante. Ci auguriamo che almeno la morsa del credito possa di nuovo allentarsi e si possa di nuovo avere un accesso alla liquidità che darebbe respiro alle nostre imprese e ovviamente agire a livello nazionale sul sistema della tassazione che a nostro parere è molto molto pesante. Ecco, visto che ha tirato in ballo il livello nazionale, le chiedo che cosa pensa la sua organizzazione di quanto sta facendo il governo Renzi. Ma dunque il governo Renzi a nostro parere è molto spostato sulla grande impresa e insomma devo dire che ha una liaison molto privilegiata con Assindustria e lo vediamo insomma anche dal raduno della Leopolda, no? Dove protagonisti non sono stati i piccoli imprenditori ma insomma imprenditori di un certo rilievo, quindi noi chiediamo al governo nazionale di avere un'attenzione invece anche a questo comparto che ripeto è capillare e importante per l'economia del nostro paese. Si è anche impegnato il governo a attuare alcuni tagli sulla tassazione, penso ad esempio a quella relativa all'IRAP. Vediamo, siamo in attesa di capire cosa ci riserverà al nostro comparto. Ripeto, fino ad oggi non mi sembra che ci sia stata sufficiente attenzione al settore delle piccole e medie imprese. Non c'è stato, per il momento non c'è un grande feeling, diciamo così, con il governo Renzi, vedremo in seguito. Continuiamo intanto a leggere qualche notizia di oggi, andiamo sulla prima pagina del fascicolo lucchese del Tirreno, il titolo stavolta, eccolo qua, il titolo è dedicato a una questione molto importante di cui si parla ormai da diversi mesi, ovvero quello del parcheggio dell'ospedale San Luca, il nuovo ospedale di Lucca. Parcheggio a 1 euro vicino al San Luca. L'APICI, che è l'Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, mette a disposizione il piazzale dietro alla Conad di San Filippo, 250 posti gestiti da una cooperativa sociale e il prezzo massimo, la tariffa massima indicata dall'APICI per questo eventuale parcheggio sarebbe di 1 euro al giorno, quindi una tariffa sicuramente conveniente per chi si deve recare in ospedale. La proposta è stata fatta, è stata avanzata alla ASL, adesso è all'attenzione del Comune di Lucca. L'ASL si è già espressa molto favorevolmente su questa iniziativa e potrebbe essere
una soluzione al problema del parcheggio che è stato al centro di molte polemiche da quando c'è stata l'inaugurazione del nuovo ospedale. Che cosa pensa di questa vicenda? Ma sicuramente io credo che l'accesso a un ospedale debba essere gratuito, perché questo è un diritto del cittadino. E mi sembra che l'iniziativa dell'associazione sia assolutamente importante. Noi pensiamo al fatto che un familiare, insomma, debba recarsi a trovare un parente in ospedale. Non è pensabile non poter avere un accesso a un parcheggio, perché questo è troppo costoso. Insomma, le condizioni anche economiche delle nostre famiglie non sono ottime, e quindi bisogna cercare in ogni modo di agevolare chi sta male, chi ha parenti che hanno delle difficoltà. Quindi io la trovo un'iniziativa splendida e credo che la ASL saprà farsene carico. Mi auguro che si possa trovare una soluzione. Beh, sì, ce lo auguriamo tutti, perché in effetti la questione delle tariffe del parcheggio del nuovo ospedale, ripeto, sono state al centro di molte polemiche ultimamente. Andiamo a leggere anche un titolo sotto l'apertura: l'autorità di vaccino resta a Lucca, accolto alla Camera un emendamento dell'onorevole Mariani. Anche la vicenda dell'autorità di bacino che rientrava negli accorpamenti che erano previsti per questa organizzazione è stata sotto attenzione per molte settimane. Adesso sembra che sia deciso che la sede dell'autorità rimanga a Lucca. Altra pagina interna della Nazione: Villa Bottini a nessuno spetta ripulire, incredibile ma vero, forse un intervento straordinario di sistema ambiente. È una piccola inchiesta della Nazione sulle condizioni di Villa Bottini a Lucca, ma abbiamo questa pagina anche perché c'è una notizia che riguarda il commercio in centro storico. Carico e scarico, dubbi ma si parte, faccia a faccia tra comune e Confcommercio. In realtà poi c'erano anche Confesercenti e Confartigianato a questo incontro, ed è una piccola rivoluzione che sta per partire per quanto riguarda le attività commerciali in centro storico. Ci dobbiamo però interrompere per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, perché così sentiremo che cosa ne pensa Confesercenti di questi nuovi provvedimenti in città a Lucca. Ci rivediamo tra pochissimo.